Dallo scintillante mondo di Hollywood, con le sue intramontabili star come Clark Gable e Marilyn Monroe, ai sassi Elvani, visioni scandite dal bianco e dal nero, proseguendo con lo sguardo lungo la parete personaggi storici e grandi battaglie, per poi terminare con la visione di piccoli diavoli pronti a redarguirci, dandoci un buffetto sulla guancia. Apre così a Palazzo Vecchio, nella sala d'arme, la mostra antologica di Silvano Campeggi, Nano tra divi e diavoli, promossa dall'Opera della Badia di Settimo e dal Comune di Firenze. Una sequenza di manifesti che ripercorrono la carriera dell'artista ancora attivo, non solo cartellonista di tante case di produzione italiane e straniere, ma anche pittore. Sono oltre 40 i dipinti che resteranno esposti fino al 6 gennaio. Ma quelli sono un po' di tutti, per esempio il Ben-Hur di Laggiù i cavalli, hanno più di 50 anni, sono i cavalli di allora quando, che sono usciti nei manifesti, capito? Quello è il bozzetto originale che ha girato un po' tutto il mondo e sono tornati trottando a casa mia. C'è anche una parte però dedicata ai diavoli. Questa cosa mi incuriosisce. Per quale motivo? Perché ultimamente sono venuti fuori, io i diavoli ce l'ho sempre avuto intorno a rompere scatole, ma Diavoli veri? questi diavoletti invece che ho disegnato, li ho disegnati in maniera simpatica, capito? Perché ci sono quelli birboni e poi invece c'è anche i diavoletti un po' divertenti, che scatta da ridere, che fanno le cose perché si vogliono divertire e prendere in giro la gente. E questi disegni che ho messo qui sono quelli che un pochino i diavoli si divertono sopra, capito? Nel corso di un itinerario artistico lungo quasi 70 anni, Campeggi ha comunicato i suoi stati d'animo e il diffuso sentimento del tempo, cogliendone speranze e sogni, attese e delusioni. Obiettivo dell'esposizione è dunque quello di dar conto di un percorso travagliato e complesso, collocando ciascun capitolo della produzione dell'artista all'interno di uno specifico momento personale e sociale.